Mi trovo a Casalvelino, provincia di Salerno, in occasione della seconda serata di incontri d'autore, giunto oramai alla 10ª edizione, serata in cui vengono presentati due libri, quello di Angelo Pisani, l'avvocato del Dios, e quello della giornalista Ornella Trotta, L'Italia, l'Europa e noi, 10 anni di storie e racconti di un Sud ottimista. Terra mia, com'è bella l'avanzà. Terra mia, com'è bella l'avanzà. Sono felice di poter presentare il libro di Ornella, è un libro che racconta una passione, la passione per il giornalismo e per il giornale che lei aveva fondato e che per 10 anni ha diretto, I Fatti. Un giornale che ha dato modo ad Ornella di esprimersi su temi di interesse locale ma anche nazionale e sovranazionale. E raccontare una passione è sempre una cosa bella. Lo faccio stasera con ancora più interesse perché è una serata che racconta tante passioni. Una passione per la musica, la passione per il calcio e la passione per il giornalismo. Incontri d'autore, do atto a Bartolo di aver creato un appuntamento ormai fisso per l'estate cilentana che raccoglie sempre incontri di grande interesse e questo sicuramente sarà tra quelli. Maladona potremmo parlare per l'eternità, di Maladona si parlerà all'infinito perché è una religione, una spiritualità, è un messaggio che in gran parte ancora dobbiamo conoscere ed è sicuramente l'esempio del bene che vince sul male. Io ho avuto l'onore di conoscerlo, di difenderlo, di raccontare quelle che sono state le problematiche, gli addebiti, le invidie, le gelosie che hanno colpito Maradona, perché Maradona rappresentava la verità, rappresentava il successo, ma soprattutto rappresentava chi si è schierato sempre dalla parte dei deboli contro i poteri forti, contro i più cattivi e quindi ovviamente è stato quello più osteggiato e combattuto, ma ogni qualvolta ha subito uno sgambetto, ogni qualvolta è caduto si è sempre rialzato e quindi soprattutto per i giovani Maradona deve essere un messaggio positivo, deve essere esempio dei valori dello sport. Siamo giunti al 10° anno di questa rassegna letteraria che si cura a Casalvelino. Quest'anno ci sono degli importanti incontri come tutti gli anni. Chiaramente questa sera noi presentiamo il libro di l'avvocato Pisani che tratta il libro, ha fatto un bellissimo libro su Maradona che entra proprio nell'uomo Maradona, quindi approfondisce ed è molto interessante. Poi abbiamo la giornalista Ornella Trotta, bravissima giornalista che si è impegnata per tanti anni nel giornalismo e continua chiaramente a impegnarsi affrontando problemi molto delicati e difficili su tutto il territorio cilentano, nella zona della Valle degli Alburni, nella valle insomma, del Sele, perché lei è originaria di Campania. Quindi l'appuntamento di questa sera verterà su questa presentazione di questi due libri.